La proposta di deliberazione è approvata. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno. Programma urbanistico E1 Anagnina del Comune di Roma. Prego Assessore Morelli. Grazie Presidente, lei mi dà sempre la parola ora di cena. All'ora di cena potrebbe anche causare qualche appannamento nella mia esposizione questo, perché poi... Allora, il provvedimento che sottoponiamo all'esame dell'Aula è un provvedimento che è stato già esaminato dalla Commissione competente lo scorso mese di dicembre. E come i consiglieri sanno, il Comune di Frascati è proprietario di alcuni terreni nell'agro romano e proprio per uno di questi viene proposta la costituzione di una servitù di passaggio a favore del Comune di Roma su un terreno che è antistante le aree di via Gasperina, la zona che è denominata come Anagnina E1, come piano programma sul piano regolatore del Comune di Roma. Quindi che succede? Che a fronte di un intervento che era stato programmato di tangenziale esterna al raccordo anulare da parte del Comune di Roma, che è stata realizzata nell'area di Tor Bella Monaca e di Tor Vergata, la prosecuzione di questa tangenziale dovrebbe passare appunto attraverso via Ruscolana per via Gasperina verso via Anagnina sui terreni che erano di questo comparto urbanistico, al quale afferiscono anche i programmi di Anagnina 1 e Anagnina 2. Proprio in virtù del fatto che questi terreni sono soggetti ad esproprio per pubblica utilità e del fatto che sui terreni di Anagnina 1 grava un sequestro giudiziario, i proponenti al Comune di Roma, che sono il Consorzio Torsanti 4 e la FINAP 85 SRL, hanno presentato un programma per l'asservimento, appunto, per il passaggio delle condutture, delle fogne, per quanto riguarda appunto una deviazione su un terreno di nostra pertinenza. Questo terreno, come dalla relazione del nostro perito che è riportata in delibera e che quindi non ripeto, è un terreno non di valore in quanto proprio a ridosso di un'area urbanizzata al Comune di Roma, quindi l'alternativa era o soggiacere a un esproprio da parte del Comune di Roma oppure autorizzare questa servitù per una cifra che viene stimata in 4.076,80 euro come indennità di asservimento occupazione temporanea, con importo determinato dal quarto settore comunale con una perizia a protocollo 11.522 del 18 marzo del 2014, quindi la perizia aggiornata e di questo insomma stiamo parlando. Quindi quello che si propone al Consiglio Comunale è di autorizzare questa servitù di passaggio per le condutture, fatto salvo che ci sono tutti i pareri del caso, io non li rileggo tutti i punti in delibera perché sono veramente tanti, però sono elencati appunto tutti i pareri. L'esame preso dalla CEATO 2, il quarto settore nostro comunale, il Comune di Roma, e quindi la servitù trattasi risulta di modesto impatto in quanto l'area di sedime delle previste opere fognarie al margine dell'intera area del proprietario del Comune di Frascati e dell'limitrofa ad aree private già completamente urbanizzate, e soprattutto la mancata approvazione della servitù avrebbe il mero effetto di ritardare la realizzazione di opere urbanizzazione di primaria importanza, ostacolando il completamento dell'assetto urbanistico nell'ambito compreso tra via Ruscolana e via Anagnina, il raccordo anulare e la ex Ericsson, in quanto l'area stessa è comunque destinata ad alienazione ad esproprio per pubblica utilità. Quindi è assolutamente convenienza del Comune di Frascati almeno recuperare quello che è l'indennità per la servitù di passaggio. Grazie.